Vorrei essere libero, libero come un uomo. La libertà non è star sopra un albero. Mia mamma mi diceva che avevo le mani d'oro, alcune volte. Più spesso mi diceva che avevo le mani bucate. Sono solo modi di dire, di cui naturalmente comprendiamo tutto il senso. Se vi chiedessi di darmi una mano, non è che mi tirate una mano. È chiaro che sarebbe solo una richiesta d'aiuto. Già, perché siamo davvero intelligenti noi umani. Anche nei ragionamenti più complessi riusciamo sempre a capirci. Sempre, quasi sempre. Perché sul significato di alcune parole, di alcuni concetti, non c'è proprio verso. Non riusciamo a metterci d'accordo. Ci sono quelli che dicono di costruire la pace con le bombe, oppure ci sono quelli che non sono razzisti, però aiutiamoli a casa loro. Ma non è sempre così. Ci sono persone che i loro ideali, i loro valori li hanno saputi incarnare, ne hanno fatto carne e ossa. Queste persone, uomini e donne, appartengono a una specie rara di belle persone. Sono quelle che un giorno decide da che parte stare. E come se fosse la cosa più semplice del mondo, ci resta, per sempre. Persone normali, come tante altre, ma con un bisogno in più, quello di voler essere partigiani, cioè essere parte. E se libertà è partecipazione, allora loro sono cittadini liberi, veramente liberi. Che la prima cosa che controlla la mafia, cosa d'altra parte è facile. Con la propria paura, non farsi condizionare. A trovarne una soluzione. Indica una prospettiva di pace. La qualità del consenso. Per la pace nel mondo. I have a dream. Per la libertà. That one day. E per la giustizia sociale. There was the secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king. Vorrei essere libero come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero. Non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare
e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, come l'uomo più evoluto che si innalza con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza. Con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un gesto, un'invenzione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Abbiamo parlato di sogni e io con i sogni voglio concludere. We have a dream, noi abbiamo un sogno, lo stesso sogno di Martin Luther King, che si affermi ovunque una verità evidente di per sé, che tutti gli uomini sono creati uguali, così che nessuno possa più essere discriminato per il colore della pelle, per il suo credo, per la sua sessualità, per le sue opinioni politiche. We have a dream, noi abbiamo un sogno, lo stesso sogno di Sandro Pertini, che libertà e giustizia sociale siano un binomio inscindibile, perché non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. We have a dream, noi abbiamo un sogno, che la scuola sia davvero aperta a tutti, perché come sosteneva Nelson Mandela, un popolo educato, illuminato e informato è una delle vie migliori per la promozione della democrazia. We have a dream, noi abbiamo un sogno, che tutti i potenti del mondo imparino una lezione tanto semplice quanto rivoluzionaria, che è una poesia di Gianni Rodari, che ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra, per esempio la guerra. You may say